È stata più una richiesta d'aiuto che una protesta nei confronti di chi amministra il territorio. Le diverse problematiche di origine sociale che una settimana fa ci hanno segnalato i residenti della zona attorno al parco Nil degli Otti di Montecchio le abbiamo riportate al sindaco di Vallefoglia, Palmiro Chielli, al quale abbiamo chiesto come il comune può intervenire. La sicurezza e l'ordine pubblico è un compito del Ministero degli Interni, non è che il sindaco è lo sceriffo. La Polizia dello Stato, come si vede, quando ci sono disordini interviene ed è la Polizia dello Stato, interviene la Guardia di Finanza, intervengono i carabinieri. La Polizia locale è un supporto. È chiaro che molto conta l'educazione, l'educazione nelle scuole, l'educazione nelle famiglie, l'educazione nelle parrocchie, l'educazione. Quando tutto questo non c'è più, diventa difficile. Se non c'è una educazione civica, noi consegneremo i prossimi giorni delle copie della Costituzione ai ragazzi delle quinte della città di Vallefoglia. Io ho tenuto 3-4 incontri con i ragazzi per spiegare come si sta nel mondo. È chiaro che se noi mettiamo i giochi nel Monte di Montecchio, nei parchi, e facciamo tutto nuovo. Io incontro il prefetto, il questore, il comandante dei carabinieri, guardia di finanza, polizia dello Stato. E poi ci sono dei ragazzi un po' più vivaci e che sono figli di quelli che brontolano, che fanno bene a brontolare. Però se invece di brontolare basta educassero un po' di più, forse sarebbe più facile anche il compito del sindaco, delle forze di polizia, dei vigili. L'amalgama di una città che è fatta di gran parte di persone del sud Italia, di persone che vengono dal Marocco, dall'Albania, dagli altri paesi d'Europa e del mondo, e quindi fanno una comunità, fanno una famiglia ben educata che rispetta le regole, ce ne passa. Quindi i cittadini fanno bene a segnalare tutte le questioni. A me non sfugge nulla perché io sto 15 ore al giorno qua in H24. Non è che io faccio i miracoli, io cerco di farne tutto e di più. Ma voglio dire, i compiti della sicurezza e dell'ordine pubblico sono compiti dello Stato. Le regole ci sono, vanno rispettate, vanno fatte rispettare, ma quello è un compito di tutti i cittadini, perché il sindaco, bravo che sia, da solo non va da nessuna parte. Se tutti i cittadini danno una mano, se c'è un ragazzo che non si comporta bene, lo chiamano, parlano con i genitori, piuttosto che fare le sceneggiate, no? Che vanno bene anche le sceneggiate, perché delle volte uno si viene sensibilizzato un po' meglio, io li ringrazio. Infatti, tutti quelli che sollevano un problema, io li ringrazio, perché comunque ci aiutano a dare una risposta ai problemi di una comunità. Tra le proposte fatte dai cittadini al sindaco c'era quella dell'installazione di un sistema di sorveglianza o un controllo maggiore della zona da parte delle forze dell'ordine. Non possiamo mettere una telecamera e un carabiniere per ogni fesso. Noi stiamo rifacendo, rivisitando tutte le telecamere di 140 telecamere in tutto il comprensorio pesarese, stiamo facendo l'appalto. Però le telecamere, i briganti cosa fanno? Sono andati a rubare nelle sedi municipali, le hanno coperte, le hanno girate. Non è che tu metti una telecamera per ognuno che invece di buttare l'immondizia dentro il bidone la butta fuori, no? È un problema di educazione, è un problema di civiltà, è un problema culturale, è un problema che le famiglie bisogna che governano la propria famiglia. Se uno non governa il condominio, la famiglia, immagina quanto è facile governare in comune. Come diceva una volta, bastava che il nonno o lo zio ti guardava, adesso il nonno o lo zio, se li guarda un po' malamente, può darsi che l'aggrediscono anche. Quindi siamo in un altro pianeta, purtroppo, ahimè.